the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Just
feeling. Allora, voglio un attimo verificare se ho le robe sulla scrivania messe bene. Controllo, no? Perché, vabbè, col fatto che ci stanno giochicchiando i miei figli, questo si vede? Ok. Ogni tanto ci giochicchiano i miei figli sul PC e magari mi spostano robe a caso. È un po' impolverato di nuovo, cosa che non sopporto. Ah, pazienza. Allora, ieri ho dovuto lavorare nel pomeriggio e mi hanno incastrato. Come messi? In realtà mi hanno incastrato pure stamattina. Come messi? No. In realtà, dicevo, mi hanno incastrato pure stamattina. Cioè, che risporto? Incastrato stamattina e anche un po' dopo pranzo. Però per fortuna abbiamo finito presto. Mi ho detto ok, riprendiamo a fare la nostra live. Sta tutto sporco. Come sono senza occhiali? Ben vedete, mi sono fatto anche la barba. Vedo che l'ultima live l'ho fatto con la barba, vero? È bellissimo. Ovviamente è cresciutello un po'. Allora, neanche a perdere troppo tempo, Call of Cthulhu. Siamo tornati praticamente al manicomio, chiamiamolo così. Perché dobbiamo salvare... o provare a salvare quella ragazza che è stata la dottoressa che è stata portata nel seminterrato. E noi tutto questo l'abbiamo visto tramite il libro che abbiamo recuperato, il come si chiama il libro? Il libro dei morti. Nosferatu, no, come si chiama? Necronomicon. Quel libro lì. Adesso passo full screen. Il tempo che non si vede subito, però il gioco è partito ma non si vede subito. Mo arrivo, ve lo faccio vedere così. Lo faccio vedere così, però prima che arriva dovrebbe sfarfallare qua. Quasi, eh. Mi deve arrivare al menu. La fai? Sono buoni quelli, eh? Al formaggio. Sconfina nella follia. Carica partita, capitolo 9. Siamo al capitolo 9. Il libro proiettato Pierce nel corpo della dottoressa, quello che stavo dicendo prima. Impossibilità ad agire, l'investigatore è rimasto a guardare mentre l'amica di Bradley effettuava le sue indagini. Mi sono raffreddato. Ho mutato i miei starnuti. Sconvolta dagli esperimenti di Fuller, la dottoressa si è introdotta nel suo ufficio scoprendo che il direttore del Riverside Institute stava nascondendo informazioni su Sarah Hawkins, se non addirittura il suo corpo. Purtroppo Fuller l'ha accorta sul fatto e Pierce deve salvarla prima che sia troppo tardi. Siamo tornati lì e io sinceramente non sono molto contento di essere tornato al manicomio. Ci rivediamo la scena iniziale. Non sono per niente contento di essere tornato qui.
I pray that Colden is really here. Prova la dottoressa. Siamo entrati dalla finestra. Trova la dottoressa. Qui c'era qualcosa che potevo aprire. Diario della moglie del pastore. Il diario della moglie del reverendo. Suo marito. Vabbè, questo mi sa che mi dà conoscenze su medicina. La popolazione doctor era sparita. Il giocatore del misterioso. No, forse no. Forse mi dà esperienza. Vediamo un po'. Forse su occultismo. Oh, c'ho 4 punti da assegnare. Vediamo dove posso metterli. Se aumento questo. Oh, l'ho sopportato al 100%. Oh, vai. E poi eloquenza o psicologia. Ce li ho bassi. Facciamo 1 e 1. Aumentiamoli un po' e un po'. Però vedi, ho portato almeno al massimo l'investigazione. Volevo vedere questi, perché ce li ho qui? Non l'avevo visti. Noi siamo sul capitolo 9. Abbiamo appena trovato questo diario. Che cosa mi aumenta questo? Che conoscenza mi aumenta? Come faccio a capirlo? An old diary. Secondo me mi aumenta. Vedo l'occultismo. Non vorrei di cazzate, ma l'occultismo. E non c'era niente. Ho paura a girare qui di notte. C'è un poco rumore. Questo cos'è? Vuoi leggere il libro? No, voglio leggerlo. Che? Leggi il libro. Certo che leggo il libro. Io leggo sempre lì. Questa racconta cadavere delle creature di cui non avevo mai sentito parlare. Divinità di stelle. Di stelle. Questo lo conosciamo come simbolo. Essere in grado di viaggiare fra dimensioni si presenta come un'opera di riferimento per il bestiario del mito. Ma non cita quella mitologia. Faccio riferimento. Le pagine sono ricoperte di illustrazioni fantasmagoriche. Un altro bestiarium comunque. Questo mi aumenta l'occultismo. E me lo dice. Però mi sa che mi diminuisce pure la sanità mentale. Ma guarda come cazzo sono messo con la sanità mentale. Allora, le traversie che hai vissuto hanno lasciato il segno, ma non ti hanno sconfitto. Cerchi di tenere la mente occupata per scacciare via i dubbi e i ricordi dolorosi. La strada da percorrere è ancora lunga e chissà dove potrebbe condurti la mente lungo le vie della massima. È questo quello che ci ha fatto veramente male, questo incontro con l'errante. Questo incontro ha lasciato il segno nella mente dell'investigatore. Ancora sotto influenza delle creature, si è quasi pugnalato una mano. Questo invece, il Necronomicon, quando l'ho letto. E questo, i bestiarmi, vabbè, che ho scoperto. Questo qui invece, come abbiamo visto morire, il povero. Come si chiamava? Sanders, il povero Sanders. C'erano delle cose che non. Chissà questi due punti che stanno qui, che cos'era? Pezzi che mi sarò perso in giro. Mi cruccio per fare poco rumore. Vuoi mettere l'accendino per favore? Grazie. Prima di uscire da qui. What the? Oggetto. Ho trovato tutte, praticamente mi ha sbloccato la cima, che ho trovato tutti i sonniferi. Anche Fuller. Io ho paura di uscire da sta stanza, cazzo.
How old is Fuller, really? Qual è la verità di Fuller? 1849. Vabbè, andiamo, eh? Apriamo una porta. Apriamo la prima porta, dai. Usa chiave quella. Usa chiave. E questa? Non sarà chiusa. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Io non penso che questi mi debbano vedere. Tutte chiuse queste stanze, ok? Qui non c'è nessuna porta. Questo mi vede. Tutto chiuso. Qui è rimasto crucciato, eh? Ah, me la ricordo sta parte qui, me la ricordo, che io ho tolto l'acqua. Tolta l'acqua e l'infermiera è andata a litigare con l'altra infermiera. No. Andiamo qua. C'è qualcosa di interessante. Questa parte. No? Un po' di luce. Anche con l'accendino. L'accendino basta per fare. Sta porta non si può aprire. Cos'è quest'ombra? Cos'è? L'albero sopra che fa ombra. E dentro non c'è un cazzo di niente. Inutile stare qua dentro. Questa è la porta chiusa. Vediamo se io apro questa. Chiuso. Qua? Alta sicurezza. Che cazzo è sto rumore? Ma sei serio? Oh my god. What is happening to me? Ma che cazzo è? Mi sono preso un infarto. Guarda i simboli. Ah. Un attimo. No. Un attimo, Jay. Non posso andare a vedere il mio diario. Questi simboli li ho visti già.
Medicina e scienze occulte, grazie. What was that? Cazzo, eh? It's as if I'd been transported somewhere else. What happened? Something has changed, but what? Qualcosa è cambiato, sì. La luce è viola. Guarda dove sono, qui dove stava l'infermiere. Non posso andare bloccato. Sono pazzo. Lui è pazzo, non c'è dubbio. È impazzito. Qui è murato. Qui è murato. 1924. Sono entrato, andiamo. Oh, andiamo qui. Guarda sta porta. È protetta? Uomo delinquente. Questo è un pseudo scientifico che dice che non potete fare morfologia. Vabbè, questo è che mi fa aumentare. Niente. Niente, c'era solo il libro. Vabbè, posso uscire. Qua non posso andare. Di qua nemmeno. Quindi devo cambiare lampada per poter andare in altri posti. Se vado di qua, torno indietro. Sono bloccato. Sì. Ricambiamo lampada. Cambia sì, cambia qualcosa sì. Farmacia ci posso andare? Era questa la farmacia, vediamo se c'è i simboli. La porta non c'è proprio. Per aumentare la velocità. Madonna, ma pensa a te. Svegliati e liberami. Ho paura. Scusa, non c'è più quel simbolo lì sotto, no? Che non l'ho esaminato effettivamente, ho solo... Prima di andare di là. Io devo andare di qua. Che cazzo è successo? Troia! Ma perché? Perché? Era finita la lampada? Probabilmente sì. Sì, c'ho il tempo, non l'avevo notato. Allora, se devo andare di qua, mi sa che devo cambiare lampada.
No, di qua non posso andare. Aspetta, qui dov'è? Qui non c'era entrato. Un cazzo qui. Dicevo che non mi piaceva venire qua. Lo dicevo io. Lo dicevo io. Allora non voglio andare di qua. Oh, ho fatto già tutto il giro. Devo ricambiare lampada. Andiamo a ricambiare la lampada. Qua non mi fa passare. Che succede qua? Sto per morire di nuovo. Destiny, it has trapped you. Ok. Non so a che serve questa cosa. Forse per farmi analizzare gli ambienti, probabilmente. Mi rimetto l'altra lampada. Però con questa vedo effettivamente lì i simboli nelle porte. Sì, dai, prendiamo un'altra lampada. Sale di qua. No, sono morto. È stato bello vivere qua. Bella Snake. Ciao caro. Come va? Finisco questa lampada, so fottuto. Blocco B.
passa. Ma lì c'è il mostro. Mi sono rotto le palle di avere a che fare con questo. Sto aiutando mio padre a prendere i piumoni dell'armadio. Fa freddo la notte. Sì, è vero, fa freddo la notte. È vero, ormai sì. Sono arrivato però qua. Porca troia. Oggi estremamente sono 10 gradi. Più di ieri. 27 gradi oggi e 17 ieri, ma oggi invece da me ce ne sono 24. Effettivamente ieri veramente freddo. Ma che mi ha riportato indietro? No, mi ha riportato indietro. E vabbè. Questa parte non mi piace per niente, Snake del gioco, è brutta. Ormai comunque ho la sanità mentale a puttane, quindi... Ok. Partita salvata. Devo trovare tutti questi punti e illuminarli. Quindi seguo qua la striscia. Però c'è anche il mostro che vaga. Però quando faccio così, consumo la... È uscito un nuovo X-World? Ma veramente? Ah, dici che una ragazza stava giocando, non è che l'ha avuta in early? Ma il nuovo nuovo o la remastered? Ecco, sono fottuto, guarda. Comincio ad avere il panico, morirò di nuovo. Fare così, stai calmo, non farti prendere dal panico, ok? Non farti prendere dal panico che risolviamo la situazione. Stai tranquillo, vedi qua? Ah, ok, vedi? Fatti prendere dal panico che stai morendo. Niente, sono morto. No, ma che cazzo. Ma entro di là. Ma è finita la luce, devo morire. Devo morire per forza. Se sto così, vado a cercare il titolo scritto sull'agenda. Arrivo subito. Va bene. Va bene, va bene. Sta parte è terribile, veramente, lo sto odiando. Devo andare dietro. Devo andare qui dietro, non devo illuminare qui. Devo fare il giro. Ma il giro da questa parte. Troppo è a tempo. Troppo sta cosa è a tempo. Se non trovo dove devo andare nel tempo giusto, muoio. Lo posso fare così. Faccio così. Vediamo. Vediamo un po'. Che così non muoio. Ah, ma vuoi dire che cambio. Cambio dimensione. Cambio. Cambiando la luce. Mi muovo fra una dimensione e l'altra. Ok, stavo qui. È giusto. Devo andare dietro qua. Dietro qua.
Ok, quella porta devo aprire. Questa devo aprire. Se la apro nell'altra dimensione me la trovo aperta. Credo, eh. Qui c'è il libro dell'occultismo. La lasciamo aperta. Credo di aver capito sta... Potrebbe essere vera questa cosa che ho detto. Non ci metto la mano sul fuoco. Il segreto dei Templari è quindi la remastered, perché quello è il primo dei segreti dei Templari. Primo o il secondo. Non posso uscire. Capito perché lo scambio di luci. In teoria mi dovrebbe aver aperto la porta di qua. Affanculo, stronzo! Ma sei un figlio di puttana! Madonna, c'ho la pelle d'oca! Oh madonna mia, la pelle d'oca! Figlio di puttana! Comunque sì, era giusto quello che ho detto prima. Oh mio Dio! Non me l'aspettavo. Sì! Mi sono cagato sotto pure io! Però ce l'abbiamo fatta. Vabbè, era scriptato sta cosa. Mamma mia, che paura. Mi prendo una mentina. Ah. Siamo arrivati nel seminterrato. Vai, vai. Vai, tranqui. Noi stiamo andando a salvare la dottoressa! E chi trovo giù? Il tuo sangue. Questo non manca mai. Qui da dove siamo scappati. Dai però. Ma che cazzo. È infinito sto corridoio, sicuro. What's going on? It never ends. Esatto. It never ends. Non fini. Me l'immaginavo, era ovvio. Arriverà l'errante? Corro. Però poi deve finire. Poi le luci si accendono a mano che io vado avanti. No, vabbè. Vabbè. No. Mettiamoci al centro. Questo è un brutto incubo. Questo è un incubo bruttissimo. Ora torno indietro. Sto tornando indietro. Guardando le porte per vedere intanto. Intanto vabbè, scrittato che avesse fatto così.
Questa è una cosa che mi fa molto più paura del mostro di prima. E mi aspetto che prima o poi qualcosa dal buio esca. E poi la canzone è sempre uguale. Ma da dove ero arrivato? È sparito pure anche la porta da dove son venuto. Finirà questo incubo? Troia. Non posso prendere neanche la to. Se sono io. That's me. Oh God. La porta è sparita. Attacco di panico. No, vabbè. No. Pierce, I found her. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. Come per me è già troppo Cold. Tardi. What's going on? Was it a hallucination? Come per me è già troppo tardi. Ma come? Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. L'ha uccisa? Stop whatever the hell you're doing and turn around now. No, it can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. L'automobilizzata. You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murder! This madness must stop. Fermo. Cazzo. Colden? Ma ciao Snake, a dopo, buona scena. Ma come? O ci vado di là. Io non posso fare niente. Ma porca troia. È un incubo. Un cazzo di incubo. No, il quadro. Oddio. È un quadro di Sara questo. Vedete che le sta lì? No. Ma che cazzo si è girato?
è lei. What in God's name? È lei. È Sara. What did they do to you? Sta dando. Ah, il giocattolo del figlio. Il giocattolo del figlio, Sara. Sara. La maledizione di Sara. Trova Sara. E l'abbiamo trovata. E mo? Gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. No. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's is of the oldest green. Ma ascolta quello che dice. Vibrant. A sea green, maybe. No. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Che cazzo c'è scritto qui? Requisito di San Bali. Non ti vedo, non sotto vedo. Eloquenza professionista. Non posso dirlo questo. Perché non mi fa cliccare? Non mi fa cliccare. Non posso cliccare. Nessuno. E che devo fare? Dai. Provo col pad, eh? Che sei buggato. I have seen the same copy. Ah, okay. It was not as vivid as you said. A pale copy. Col mouse non potevo cliccare. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible. Terrible consequences. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. What the? Oh no. This way. Ma che cazzo? Ma... No, non devo fare quello che ho fatto. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Oh, tanto lei si ferma lì. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. Sta parte mi segue, aspetta no. Fammi guardare qua prima. Thank you.
What the? Oh no. What are you doing here? Devo correre. Ma lei come cazzo è arrivata qua? Brava. Bisognava correre. Wait. La macchina? It's the green, the decaying one. The gas. Yes. È pericoloso per gli esseri viventi, caro. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. E vabbè, devo sistemare la macchina, ok. Devo girare sto coso. I'd be better off finding a tool. Ok. Cerco un attrezzo. Lo troverò. Perfect. Provato. That should do it. Let's move. Oh cazzo. No, il marito. Where the hell do you think you're going, woman? I'm your puppet no more. You bastard. Bastarda. Bastarda. You bastard. You're ma è mutato. My wife, you owe me obedience. Che dobbiamo fare qui? Leave her alone. Ma la pistola ce l'ho. Oh merda. No! You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Ma sei serio? Sì, prendi l'attizzatoio. Ti butta nel fuoco. No! Ciao, Oscu. Oh, porca troia, mo. No. Why should I let you take her away when I could snap your neck? Tu non sei in grado di proteggere. Adesso si butta a testa. I hid her well enough. You let Fuller play with her. Esatto. Stop. I did everything I could to protect her. But her identity, her power is what threatens her. Cosa? What? Sarah has seen things. Has made things you can't even begin to imagine. Okay. Would you still save her if I told you that she is even veramente more dangerous than I am? She needs help. No. No. Mi stai soffocando. Sarah has been sotto l'influenza del mito for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Quindi che fate? Morì. Then we get rid of it. Esatto. Members. Elimineremo tutti i membri. E non sto parlando di cazzi. Detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power. And the world will fall with her. Don't! Don't! No one can escape the wheel of
destiny, they say. Allora, mi ammazzi o devi fare tutto il discorso della Peppa? Io salverò Sarah. Oh merda. Perché occhio. Ma come ha fatto a mutare così lui? Quello che non mi spiego. Mazza che colpo d'accetta. Bene. Dopo la morte della dottoressa Colden, Pierce, in preda alle allucinazioni, si è addentrato nel Riverside Institute fino a imbattersi in Sarah. È vero, che allucinazioni allucinanti. Viva e prigioniera del dottor Fuller. L'ultimo confronto tra Charles Hawkins e sua moglie ha svelato che l'uomo, sotto il sospetto mostruoso, ha cercato di proteggere lei dall'influenza del mito. Pierce ha ricevuto un avvertimento: se Sarah dovesse soccombere al richiamo dell'occulto, perderà ogni briciola di libero arbitrio e il culto potrà portare a compimento il suo piano, evocare un dio antico e malvagio. Pertanto Pierce deve scoprire di più riguardo le intenzioni di Sarah Hawkins e deve trovare un modo per proteggerla. Mi sa che finirà male. No parent should have to bury their child. Knowing it's me that put him there. Mi sa che finirà male. The guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. Quando non finisce male, no? Hai ragione. Comunque so che questo gioco ha più finali. In teoria dovrebbe avere più finali, quindi abbiamo se visto già in base alle alcune scelte che ho fatto. Mi dice questo influirà sul tuo destino. Oro piccolo. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. Se ne voleva andare lei. Oh. Minchia che sguardo. You're not going anywhere. Oh, non te ne vai da nessuna parte. Che così è cominciato il primo incendio, ok. You are mine. Ok. Ok. E così è morto il bambino. Dov'è la? Dov'è Sara? Questo chi è? Ah, eccolo, Sara. Ah, questo qua è il custode, ok? Questo è il custode. Il bambino? È rimasto lì. Poro piccolo. Simon. Come on, it's over now.
Leviatano. Lui? Ok. Con chi sta parlando? Allora aumentiamo, abbiamo due punti, no, abbiamo quattro punti, aumentiamo, questo l'abbiamo portato al massimo. Psicologia, direi un po' di psicologia, un po' di fiuto. Vabbè, anche la forza, dai. È un punto su un altro punto, su psicologia. Anzi, no. Come porto indietro questo? Pardon. Qua. Eloquenza. Sanità mentale, puttana completa. Sanità mentale, puttana completa. Sono psicotico. Esiste un segreto antico spaventoso che viene solo divulgato nelle pagine blasfeme dei volumi perduti o sussurrato durante rituali proibiti e dimenticati. Noi siamo figli della provvidenza. Tu sei a conoscenza dell'amara crudele verità e hai visto la realtà in tutto il suo raccapricciante terrore. Grazie, Oscar. È un po' raffreddato. Dicevo, sono un pochettino raffreddato. La pubblicità su Twitch che rompe le scatole. Allora, il prezzo della verità. Mentre la sanità mentale di Pierce sta affiorando precisamente, la sua maggiore sensibilità all'occulto gli apre nuove possibilità. In rare occasioni ora è in grado di svelare verità nascoste quando parla con gli abitanti dell'isola. Ma ogni cosa legata al mito, tutto questo ha un prezzo. Questo cos'è? Ah, ok, Charles. Abbiamo affrontato il mostro. Questo scontro all'ultimo sangue ha segnato Pierce mentalmente e fisicamente. Andiamo a vedere che cosa dicono quei due là sotto, va? Mr. Pierce. Ah, il bibliotecario lui. Waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Dov'è il libro? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm. Topo da biblioteca. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Interroga Sara. Beh, alla fine lui sa che è un tizio molto preparato, molto bravo. Anche se attualmente il nostro investigatore non credo. Sentiamo che c'è da dirci, Sara. Different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Così pericolosa. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. Dal padre, no? È di psicologia. Cosa è sbloccato? Lei sta chiedendo qualcosa con Drake oppure qualcosa? E l'occultismo non ce l'ho queste cose. Charles è morto. Gli dico questa qua di Drake. You've been friends for a long time, hiding each other's secrets. I trust him. What are you planning to do? I must find it and kill it. Trovarla e ucciderla, chi? I'm the only one who can end its slaughter. Chi? No. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No.
You're just trying to erase all proof of the. Vuole cancellare ogni prova del. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. Ma questo perché è tradotto così? Requisito di San Valido? Non capisco. Io dico questo. You can't give up, even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Devo parlare con Drake. Ma perché dice consultare il mio taccuino? C'ho qui ancora che mi sei. Questo errante terribile. Terribile errante. Era l'errante forse. Qui ci sarà. Vabbè. Charles l'armatore morto. I vari luoghi che abbiamo scoperto. Culto. Scesa. Quando avranno trovato le canne astrali saranno presenti alla trasformazione vicini come mai prima al loro nuovo signore. Essi sprofonderanno nel suo sonno di morte, si sveglieranno solo per rispondere alla sua chiamata. Essi saranno noti come i ridestati. Questo è il Necronomico. Questo simbolo è il sogno degli antichi. È un simbolo protettivo, così potente da farli sfuggire lo sguardo alle creature del mito. Lo incisero nei loro preziosi, lo dipinsero nelle porte delle loro dimore e lo ricamarono sulle vesti dei loro figli. In seguito scoprirono che poteva esercitare la sua influenza anche sulle porte della città sommersa. Effettivamente, sì, è vero. Cthulhu. Qui non si capisce. Si capisce lì che c'è scritto. Questo mi tolgo questo è morto, poverino. Dottoressa. Cos'altro c'è da vedere? Vediamo se è ancora a capitolo 9. Mi è rimasto l'attizzatoio. Conoscenza, vabbè, così segno tutte queste cose come lettere, almeno non mi dà punti esclamativi che mi danno fastidio. Sono robe che ho preso durante i miei giri. Andiamo a interrogare Drake. Penso che c'è altro da vedere qua in giro. No, non berrò mai. E lì potrei bere dell'alcol, ma non l'ho fatto dall'inizio del gioco e non lo farò. Ha detto che stava in una stanza. Cazzo, stavamo. Me l'ha detto, non mi ricordo. Vabbè, cerchiamolo. E la casa è grande, però, cazzo. E chi è? Ah, il poliziotto. Che ci fai qua? How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean, Dr. Colden. You had è morta. Io dico la verità. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? È morta. What happened? I'm not sure what happened. But I found her body in the cellars of Riverside. Stata lobotomizzata. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Vediamo se la piglia con me. That slug Fuller. I swear I'll shoot. A lui se puoi ucciderlo mi fa un favore. Are you with me? Ma perché c'ho queste cose? Non riesco a leggere. Sì.
psicologia. Io dico questo. Have no fear, Bradley. Dr. Fuller will not escape the clutches of destiny for long. Sooner or later, he will be judged for what he has done. You just need to have... Speriamo. What are you talking about? What's this story? Cosa sarebbe questa storia del destino? No, I'm sorry. I'm not gonna wait for some mystical intervention. I'll take care of him. Uccidilo, uccidilo. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Andiamo a salutare Murray. Ciao Murray, ciao. Non posso parlare con lui. Andiamo dall'altra parte. Ah, sì, sì, risaliamo lassù. La stanza del bimbo è rimasta al buio. Povero piccolo. Dove c'era il quadro dove ero dipinto io? Bella questa stanza, mi piace. C'è niente che serve qua. Questa sarà chiusa. Ah, no. Ma perché? Dove c'era, ok. Was Sarah Hawkins telling the truth? Chi lo sa? Ah, posso fare una ricostruzione. What kind of ritual was she preparing? Ma non l'avevamo già fatto sta cosa? Was the painting of the Shambler displayed here? Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. How did she survive her encounter with the Shambler? Catroia. How did she react? Was she afraid? Charles Hawkins was ready to do anything to protect his wife. Brutta sta cosa. Troppo bianco. È una stanza che avevo già comunque visitato. Quindi non è qui l'amicozzo nostro, non è qui. Devo scendere giù.
Eccolo. Qui si va per... Parlo con lui. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. Dammi una mano. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something, an amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Okay. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Sì. What is the true nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. Il mio libro più prezioso. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. P. Scritta da Abdul. Written by Abdul Al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. Un cacciatore. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture, in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality. Merda. And we make enticing. Si deve distruggere il quadro. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Lei ha venduto il pugnale a Sanders? The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes. Perché mi ha salvato il culo quel pugnale. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. Sì. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Sì. Yes, that is why I am looking for a more... Permanent solution. It must never come back. Immagino che abbiamo un piano per sbalzarci, a genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes... I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to Rie. Abbiamo già sentito parlare di sta chiave. It is no bauble, un gingillo. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet. Bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear. È nell'isola, quindi. Devo trovare il busto.
già visto. Che obiettivi secondari trovo il busto? Lo cerchiamo sto busto. Mi sa che devo scendere giù per le scale. Però prima di scendere devo trovare sto busto. Ne ho visti un po' in giro per casa. Andiamo qua. Qui ci sono un paio di busti. È quello? No, qui non ha la barba. Se io dico lei. I prefer to be alone. Preferirei stare solo, bla bla bla, bla bla bla, va bene, ok. Lui doveva essere morto. Salutato anche di nuovo Murray. Questa casa è troppo grande. Minchia, è lui che c'ha nell'orecchio. Murray! Schizzo della natura morta, questo schizzo mi farà trovare il manufatto nascosto. Dove lo so, è Murray, è Murray! Io lo so dove l'ho visto. Lo so dove l'ho visto. Vado a colpo sicuro, è qua. Obiettivi secondari, trovare la natura morta. È qua. This is the amulet that Drake was looking for. Questa moneta è incisa il segno degli antichi. Drake lo chiama chiave di Raleigh e crede fermamente che siamo fatto del grande potere. Acquisito un punto lo metterò. Psicologia. Direi che sono andato a spendere le forze degli antichi. Va bene, ok, andiamo a mostrarglielo, dai. Corro. No, devo scendere. Oh, bentornato Snake. Cos'è che hai mangiato? Vediamo. Salsiccia con i finocchi, buona. Una fettina di tiramisù? È un po' dura. Bravo.
It's you again. Sì, sono io di nuovo. Ho trovato l'amuleto. Gli do l'amuleto. I think I've found what we're looking for. Let me see that. E mi faccia vedere. That's it. It's perfect. Sì, siamo salvi. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. E mo? Ma gliel'ho dato l'amuleto, spero di sì. Ah, it's you again. That's all I wanted to know. All in good time. Boh, vabbè. Andiamo a riparlare con la signorina. Che ci fa qua? I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you said? È un viso molto bello, molto carino. That you had to risk so much. I can't. Così fine, ecco. This story is going to end badly. Yes. Chief West is here with Sullivan. West è qui. Bradley. You take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. Io spero che gli abbia dato l'amuleto. I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Sì. Nice. Mi piace creare problemi. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Perché mi devono prendere, scusa? Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save it for the strano. Che mi dovessero arrestare, troppo strano. We base our investigation on facts and testimonies. Bah. You might want to try that next time. You bet I will. Vedi, non ho bevuto neanche una volta, me l'ha segnato qua. Non bere neanche una volta come Shipman. E io non volevo bere. Allora, con l'aiuto di Drake, Pierce ha ottenuto un amuleto che sarebbe in grado di proteggere Sarah dalle forze maligne che lo bramano. La pittrice ha rivelato al libraio il suo desiderio di uccidere l'errante dimensionale per espiare i suoi peccati. Ah, vuole uccidere l'errante. Prima che Pierce riesca a fermarla, viene arrestato dalla polizia. Si può bere, sì, c'hai ragione. Ma una domanda, come senti la mia voce? La senti bassa? O un volume adeguato? Perché stavo notando. Faccio una prova, Prova. Con l'eco si sente alta. Senza eco. Ah, ora meglio. Ora più alta è la mia voce. Boh. No, perché vedevo su ogni tanto è voice mod che mi fa degli scherzetti. Prendo l'acqua e arrivo, no? Prendo l'acqua. No, ho fatto partire la roba. Aspetta, la prendo dopo l'acqua, scusa. Che stanno dicendo? Che sono in prigione, no? Ma vedo sta cosa e vado a prendere l'acqua, un attimo. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety diversi reati since your addirittura dark water. Entering private property twice, aggression, insulting behavior. Ma quale incendio? Arson. Allora non è a tempo. Ok, non è a tempo. Vado a prendere l'acqua. Vado a prendere l'acqua, che poi ce l'ho abbastanza vicino, c'è una bottiglia intera. La bottiglia nuova che aprirò adesso. Ah. Comunque, Oscu, come stai? È un po' che non ti
Che non ti vedo, non ti sento. Grande LeChuck. Le cuffie, dove sono le mie cuffie? Mettiamoci le cuffiette e poi abbasso la mia webcam. Vai giù. Allora, sono pronto a cooperare con lei. La verità, un prezzo non è detto di farmi la predica. Io sono pronto a cooperare. Sono una brava persona. However, I think that these accusations are exaggerated and that we would benefit from working together. Collaboriamo, collaboriamo. That means a confession from you and therefore less paperwork for me than we've got. I'm serious. Can't you see what's going on right under your nose? Come fa ad accorgersene? Yeah? So what's going on that I don't know about? Allora, Fuller non è innocente quanto sembra. You'd be better off taking an interest in Dr. Fuller. The experiments he carries out on his patients are as inhuman. Disumani ed illegali, ha ragione. Dr. Colden wanted to put a stop to it. She too went under the knife. What are you talking about? Nobody's reported any wrong. Certo. Ce ne siamo accorti. A man who is as much respected and admired on the island as he is in his profession. It seems like you've got a grievance against him. Is that why you set fire to his institute? I'm admitting nothing at all. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. Ma io non ho... It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt one. Beh, oddio, sì. Abbiamo bruciato... I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. L'ospedale. Lo abbiamo fatto, effettivamente. Però è stato... un incidente. The truth seeker. We meet at last. Who's there? Che cazzo è? Ma porca di quella tro... Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge, which I came to share with you, human. Do not struggle. You will not be able to speak or escape my influence. No, non mi sottometto. Non mi sottometto! Non mi sottometto! No! No! Parlo come te! Provo a parlare! Senza eco. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to you. Mi devo sottomettere, forse. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Vai, accetto la conoscenza. Oddio. But do not forget. Your fate has already... Il mio destino è già scritto.
Our paths shall cross again, Truth Seeker. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. The shambler! I knew it! Cazzo! No! Not again! Oh, che cavolo gli ha preso? Sono diventato lei! Trova Drake. È svenuta. Aspetta, consulta il taccuino. Perché devo consultare il taccuino? Non ho niente da vedere. Ah, vedi dove siamo. And the Shambler. Ma guarda lì. Da qui non... Ah, posso scendere. No way back. Oh cazzo. Non posso più tornare indietro, ha ragione. Chi è quello per terra? How many are there? How many are there? How many are there? Sì, dillo 20 volte, dillo. Un attimo, solo un attimo, arrivo. Sono andato alla porta, non è andato nessuno. Minchia, ecco il quadro. Pericoloso sto quadro. I'll never forgive myself for this painting. Guarda come fa il quadro. I'll never forgive myself for this painting. Non lo posso bruciare. Lo volevo bruciare quel qua. E questo? Ah, perché l'ha uccisa l'errante probabilmente, sta gente. Scendo giù. Sì, non devo correre qui. Oddio. Tutti morti. Andiamo di qua. Tutti morti. Ora arriva l'errante, dovrò scappare. Wow.
Ok, siamo saliti. Eccoci. Eccoci. Ah, lei è Kat, sì. Oh, cazzo! Eccolo! Ma ce n'è più di uno! No! The beast is within our reach. Are you sure you want to do it? Let's go. Quickly, come with me. Ma come la bestia alla nostra portata? Ma che sta dicendo? How do we kill it? The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Exactly. Devo distruggere i glifi. I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Stay inside the shield. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. Porca troia, trovo e distruggi i glifi. Come li trovo i glifi? The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Beh, morirò varie volte, me lo sento che morirò varie volte. E dimmelo prima, no? Lo sto cercando! Vedi dura, eh? Pure io. Morirò. Vabbè, siamo qua. Siamo qua. Lo troveremo, andiamo giù. Ma che parte nel pavimento? Qui non c'è. Il mostro non è ancora apparso. Sto cercando. Mi sa che apparirà appena comincerò a far fuori i glifi, eh. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Andiamo su. Torniamo su, magari sta su. Questo non l'avevo visto prima. Non di qua. Oh madonna, se lo ripeti un'altra volta vengo lì e ti spacco la faccia. Lo sto cercando. Vabbè, vediamo. Allora, dimmi un po'. Dove cazzo sta? I'll never forgive myself for this painting.
Find that symbol, Sarah. It should react to the light if you use your lamp. Abbiamo capito. Vabbè, è scriptato che deve cominciare a dirlo all'infinito, sto stronzo. O si sta zitto. Andiamo di qua. Oh, già c'ero stato qua, però vabbè. Pavimento, glifo sul pavimento. Io cerco sto glifo, ma non lo trovo. Ho visto. Dovrebbe essere una specie di luce, no? Dai che se è buggato non c'è il glifo. Ah, non penso, ci sono già stato qua. Caro, io non lo trovo. Ho girato dappertutto, ma io non lo trovo. Di qua? No, ci sono già stato. Vediamo di qua. Forse qui non ho visto. Ciao Rio. Mo bevo, Adesso ribevo. Voglio vedere se sto cavolo di glifo. Non lo trovo. Forse qui? No, mi sembrava che erano questi. The first glyph is getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. Non ho capito che cazzo vuoi. Io non lo trovo il glyph. Bene, bene. Devo cercare di. Sono su Sara adesso. Abbiamo trovato Sara e adesso Sara sta cercando di scacciare l'errante che lei stessa ha evocato. Devo trovare dei glifi per terra, ma non li vedo, sti glifi per terra. Sto cercando come un matto. Oh, è nascosto, ci sarà un punto dove io non sono andato. Il primo glifo che sarà apparso da qualche parte sul pavimento. Ma io non lo vedo, ma io non lo vedo. Forse lì, l'ho visto, forse. Forse l'ho visto. È lì l'ho visto. Non era sul pavimento, eh? Non era sul cazzo di pavimento. Acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no, the Wanderer is back. The glyph is ready, Sarah. Run! The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Animortacci sua. Animortacci sua. Fammi bere un po' d'acqua, va. Oh mamma mia. È come Atreus, il figlio di Kratos che ti ripeteva le cose. Forse dobbiamo andare di là. Io esploravo per cercare segreti e lui. Forse dobbiamo andare di là. Mamma mia, vedi quanto fa paura. Fa abbastanza paura. Comunque si vede il simbolo, eh? È che io non ero salito qua sopra. Lui diceva nel pavimento. Questo è il primo che abbiamo preso, no? Lui dice nel pavimento, ma in realtà era nella legna qui.
Quindi quando compare il glifo. Esatto, è quello che sto facendo. Statti zitto. È un rompicoglioni lui. Anche lui non ci ha visto bene. Sì, il pavimento della soffitta. Io cercavo nel pavimento nella pietra. Ma sono nascosti bene, eh. Allora, appena io lo trovo, valuto come scappare verso la protezione. Allora, qui non c'è. Devo ricaricarmi pure la... Ok. Se mi sono ricaricato la torcia. E sei un coglione, ti devi stare zitto, devi stare zitto. Allora riproviamo. Qui sotto no, vediamo di qua. Eccolo, eccolo. Eccolo, quindi devo spostare sta roba. L'ho fatto! Mi ha ucciso. Mi ha ucciso. Non godo. Mi ha un bicchio, una tombulata. Scusa, ma quanto era lontano? Perdonami. Era di qua. Forse ho sbagliato io. È qua. Non è lontano da... Per andare... Allora, perché se sta qua, poi devo scappare di qua? No. Questa è la strada sbagliata. Devo scappare dall'altra parte. Un attimo, me lo prendo. Devo andare di qua. E andare nel... Ok, quindi... Devo andare di qua. No, non ero morto io, no, il mostro. Ah, si rallenta così. Ho capito. Ma va? Me ne sono accorto, caro. Ora, se non stai zitto, vengo lì e ti do un colpo di lanterna. Allora, vedi che mi hai fatto perdere, coglione. Devo andare di qua. Il secondo glifo sta qua. Mo morirò per il secondo glifo. Mi ha preso, sto coglione. Mi ha preso, devo tornare indietro. Oh, fanculo. E certo, diventa sempre più difficile, mo. Troppo diventa sempre più difficile, che dobbiamo fa? Samu, non farti male. Allora, lui poi è spuntato da dove? È spuntato da qua. Mi sa che devo andare via da là. Boh. Ma
fatto bene a fare così. Perché lui mi è apparso praticamente troppo vicino. Mi era apparso troppo vicino andando tornando indietro così. You have to lure it in front of me, Sarah. Do you understand? Once it goes after you, I need you to guide it towards me. Ho capito. Ma ci vuole un altro glifo, ok. Dove sarà mai l'altro glifo? Vediamo se è giù. Non è giù. Vediamo di qua. Qualcosa mi mette troppa paura. Perché fa rumore. Grida troppo. Ah, il glifo è vicino, vabbè. Quindi se è vicino deve stare vicino a te. No, questo è il secondo. Perché non si sta zitto? Perché non va a cercarli lui, sti cazzo di glifi? È l'ultimo. Devo trovare l'ultimo glifo. The glyph is near. I'm sure of it. Dice che è vicino. Se è vicino, dove potrebbe essere? Di qua? Eccolo, eccolo, è là. È vicino, sì. È vicino, sì. Ma come? Ma ero là dentro? Ma sei pazzo? Ma che cazzo? Perché sono morto? Why? Deve rompere la barriera, ecco perché. Di fronte a me. Io ora ho capito. Vabbè, ma sei un coglione però. Fattelo dire che sei un coglione, guarda, non mi spieghi bene le cose. Non si muove il personaggio. Lui ha rotto la barriera, ok? Usa il dipinto, ok. Che devo fare con quel dipinto? Ok, l'ho scacciato, sì! Yeah! L'abbiamo scacciato! Il server? Sto dipinto che fa? Dovrebbe morire? Rompersi? No! No! Ferma, Sara, ferma!
Veramente, Rio, addirittura. Addirittura, Sara, unendo le forze con Drake, è riuscita a scacciare per sempre l'errante. Al termine di una feroce battaglia, tuttavia questa impresa le è costata ciò che restava della sua coscienza, asciutta dal richiamo del mito. Povera Sara. Sarah Hawkins. Why did she do it? Damn it. Damn it. Did our guest enjoy our hospitality? Sì. Let me out of here. I'm warning you, Pierce. I want a short and clear. Do you admit your guilt in the case brought before you? You don't have any idea what's happening on this damn island. Chief West, we got a problem. Damn it, not now. What is it this time? Captain Fitzroy, Chief. Some guys have ransacked Roy's bar. They went berserk, attacked the patrons, smashed the place up. It's chaos. Minchia. This is only the beginning. Let me out. Let's go take a look. Tell Sullivan and Marshall to keep this one nice. Non mi fa uscire, non mi fa uscire. Are you stupid? È stupido, sì, è stupido. Ora. God damn idiots. Devo dormire. Devo solo dormire. Dormiamo. Dormiamo. E sogniamo. Ma siamo sott'acqua. Oh cazzo, è tornato. I find you again. As promised, I come back to reiterate the offer of truth. As your mind expands and finally understands the true nature of the world, your perceptions change. Are you ready to see your world and the ones that live in it as they truly are? Oh, oh, ma che cazzo? Prendo un attimo il traduttore di Google. Perché ho un problema, che c'è un bug nel gioco che non mi fa leggere. Non mi sta facendo leggere bene le scritte, perché non sono scritte in italiano. Sono scritte. Vediamo. Voglio vedere. Sono veramente curioso se prendo il traduttore di Google e cosa mi dice. Me le traduce queste frasi? Dalla fotocamera, per favore. Rileva lingua. Rileva lingua. Sono curioso, perché io gliele sparo sta foto a... Oh cazzo, qualcosa me la traduce. Quella Ina. Aspetta, vi faccio una foto e vi faccio vedere che cosa mi sta traducendo. Ma che cazzo ha tradotto? Cioè, mi ha scritto: Saprika morì in terza media, nessun professionista, automamente, abiti da cabaret. Abiti da cabaret. Ma scusa, perché me l'hai fatto così male? Che lingua ha rilevato poi? Scusami, ma la rifai per favore? Morì nell'88. Ma sono cose fatte a cazzo. Morte Saiyan. Cioè. Morte Saiyan. Cioè, veramente mi ha scritto. Si legge? No, non si legge. Non riesco a farvelo vedere. Questo è il traduttore, no? Ci provo, magari con la luce. Non riesco a farvelo vedere, però qua c'è scritto. Cioè, mi ha scritto Morte Saiyan. Boh, le metto una a caso, abbiamo capito. Questa. Sì, ma non ho capito, c'è un freno nel tuo destino, ma non ho capito che cavolo vuoi da me.
Segui il cammino della verità finale. E comunque siamo sott'acqua. No, vabbè, ma chissà che cosa ha visto. Cazzo! Ha ucciso! Si uccide pure lui ora. Poverino. Lui mi fa tenerezza, sto poliziotto. Cercatore di verità. La rovina. Mi sa che siamo stati alla rovina, poverino. Ciao, Cippa. Resub. Grazie. 63 mesi. Oh, grazie Cippa. Guarda dove siamo, guarda, sono sott'acqua, c'è un casino, è successo un casino. Un casino è successo. Dom, what happened? Come, you'll want to hear what these two idiots have to say. This better be interesting. Seems like someone decided to grant you. Sì, sempre peggio. Russ, they killed Chief West. What? They left his body in one of our warehouses. You're kidding. They're all yours. Which one of you is dumb enough to kill a cop and throw him on my doorstep? We don't know nothing. The dead body in my warehouse disagrees. We swear, miss, it's not us. I don't have time for this. Spill it. We've got nothing to do with it. O picchiare tutti, sono di pessimo umore. I want to know everything about the corpse over there. Or I swear you will meet the same end. If we speak to you, we're dead. If we don't speak to you, we're dead. Corretto, quindi ti conviene che parli. No. Listen, miss. We didn't see what happened, but we heard noises and talkings like we've been betrayed. By whom? Go, look at the body. You'll find out for yourself. Interesting. Let's go, Dom. Non ho picchiato nessuno. I'll go with you. He must be talking about the old boat repair. Non ho picchiato nessuno, buono. Yeah. They've done nothing wrong. Apart from killing a cop on our turf. That's hooey. How do you know they killed him? Do you want me to settle it with some lead? Quello è pericoloso là dietro con la chiave inglese. Quieten these lunkheads down before I shiv the lot of them. I'll take care of them. A bunch of liquor sponges aren't going to lay down the law around here. I'll take a look at this workshop. Join me when you're finished. Andiamo a dare un'occhiata all'officina. Sono cat adesso. Esamina il cadavere, ok. Sangue, sangue. Here we are. Here we are. Sì, ma dov'è il cadavere? Scusatemi.
Non riesco ad aprirlo? Sì. Oh, poverino. Someone had told me that one day West's work would kill him. Ricostruiamo la situazione. Someone moved the corpse here. Where did the murder happen? Oh, come on. We came from here. Down the stairs. Qui c'è l'altra macchia di sangue grossa. Oh. So this is where West was killed. Minchia. Faccio. What the fuck is that? Where did it come from? Questo chi è? Guarda la faccia! He wasn't alone. Who were those guys? There's only one man who smokes these gaspers. Fitzroy. You're not supposed no. to Cazzo sono zombie? Ma che cazzo sta succedendo? Che cazzo succede? Sì! È diventato Resident Evil! Pierce ha visto le preoccupanti scoperte di Kat attraverso gli occhi della donna. Mentre dava la caccia all'assassino di un poliziotto che è stato attaccato da alcuni abitanti dell'isola, Pierce deve ancora scoprire se abbia avuto la meglio. Che cazzo è successo? Cosa? Cosa? Oh merda! Dimmi! My head! You're coming into my head! Bradley, damn it, pull yourself together. Oh mio Dio. I can't resist any longer. Poverino. It's all right, Bradley. Just try to calm down. Everything is going to be fine. Vediamo se riesco. You stupid. I'm telling you. I'm turning into one of them. Bradley, trust me. We lost, Pierce. They even got Sarah Hawkins. I was unable to stop her. What do you mean, unable? She left with the bookseller. He came back alone. Told me she couldn't resist the call. The doctors told me later. They saw her going in the direction of the whaling station. Damn it. I'm turning, Pierce, into one of those things. Sparagli! No! Keep fighting it, Bradley. It's too late. You have to end this. Do it. Kill me. Enough killing. Idiot! Idiota! Now go, you imbecile. No, non lo uccido. Sarò un idiota, ma io non lo voglio uccidere. Non me la sentivo. Sarah Hawkins was going to the whaling station.
Ma sono tutti zombie. C'ho 8 punti. Allora, 8 punti. Forza. Mi serve la forza. Il fiuto non mi serve più, vabbè, dai. Andiamo al 90% di forza. Ok. La mia pistola, vabbè, andiamo. What am I doing? Ma che cazzo? Quanti proiettili ho? Ma devo stare molto attento. Uccidi 5 abitanti posseduti. What the? Ma was he like the others? Mi sa che sono pazzo. Allora, che ragione la stazione? La stazione dei balenieri. Quale cazzo? How many died because of this madness? Meno male che ho messo la forza. Al 90%. Certo non è al 100%, però. Merda. Cazzo, mi ha preso. No. Tutto nella tua testa, caro Pietro. Ho paura. Sarah Hawkins. Niente, devo ricominciare. Non mi posso far avvicinare a questi stronzi. Ora mo li ammazzo tutti questi, tac, tac. Come prima. Questo qui. What the? Was he like the others? Diventa il. Il polizio. Ma non c'era andato qui, vediamo. It looks like an old seaway map. And when they found them, hai capito, sì? And my flesh granted them powers and revelations. Si sono mangiati il Kraken. Getting closer, truth seeker. Ecco perché si sono mangiati il Kraken. The truth, the ultimate truth about life. Chiaro. Ora si uniscono tutti i puntini. E tu?
stata la carne, i puntini di Dio, sì. Sì. E lui? L'hanno mangiata tutti. Cazzo. È il capo lui. Sensitivity to his dreams. This gift will lead him to this island. As I am the oracle, I speak for him we cannot name. Sono belle quelle stampe. Oddio, e mo? Oddio, mo? Oh cazzo, questo è un occhio. Un topo morto. Ma sei viva? È Kat. Detective. I need to go to the whaling station. Oh merda. Io ce l'avevo la giornata. Ok, bravo. Cos'è successo? Chasing Fitzroy, but now you're here, injured. How do you know? L'ho visto. Got us. If I don't get something to stop the bleeding, I'm a goner. I know, bro. I'm coming back with a first aid kit. Hurry up. Non resisterò a lungo. Dove cazzo lo trovo? C'era qua dentro, mi ricordo. Qui dentro c'era. Devo cercare di non farmi prendere, però, nel frattempo. Era qui? No. Cazzo, stava il kit? Ah, qui forse? No. Ma magari non è qui dentro, eh? Lo devo cercare fuori, porca troia. Giustamente potevo uscire pure da qua. Dove lo trovo io un kit di pronto soccorso? Ho proiettili infiniti. Burdello, burdello! Allora, devo stare attento dove sono andato prima. How many died because of this madness? Mi sa che è peggio di Resident Evil qua. Avrei andato di qua? No. Non muore? È morto. Sì, ha scaricato la moto dei proiettili infiniti.
Che ti devo dire? È così. Allora, prima sono morto qua io. Ma perché quello è apparso da lì? Da lì è apparso. Mi ha fottuto questo stronzo. Sì, un altro. E dove la prendo? Dove sta sto cazzo di kit? I'm dying. Dove cazzo sta sto kit? Ah, fanculo. Ma dove è arrivato? Ma dove sei arrivato? Vuoi dire che non devo ucciderlo? Ah, invece sì. Doveva morire. Vabbè, lo troverò prima o poi. Devo rimettere in sesto due persone. Sorry. No. Cazzo, mi serve una chiave. Quindi non è da qua. Kit di pronto soccorso. Dove sta? Dove sta? Tempo devo tenere gli occhi aperti perché se arrivano zombie, che poi non sono zombie poverini, sono solo posseduti. Forse è qui dentro. Un kit qua. Qui non posso entrare. Ok, forse li ho uccisi tutti. Forse. Cazzo, può essere il kit di pronto soccorso? What happened here? Ritorno dentro la casa di là? Ma magari qua dentro, aspetta. Dentro una macchina? No. Qua? No. Se torno indietro... No. Forse nella casa. Poi li ho uccisi tutti. Da dove sono arrivato all'inizio del gioco. Oh, Luca!
E questi si sono mangiati la carne del Kraken. Ma per me sta qua dentro il kit di pronto soccorso. Cioè non può essere che non sta da... Deve stare qui. Dove cazzo può essere? Se non qui. Nel bagno, no? E non c'è. C'è un topo morto. Credo che sia qui sopra. È morta? No, ancora no. Qui dietro? No. Sto guardando dappertutto. Dove non ho visto? Secondo me la lì, in quelle case lì, per forza, stava, fammi riguardare bene là. Ma dove stava la statua maledetta, poi, a proposito? Non era qua la statua? Bro, what do you say? Qui non c'è un kit di merda. Qui? Forse qui? Dai, ma dov'è? Qui servirà la chiave, penso che... Che mi darà quello che curo. Dai, dove cazzo sta sto kit? Porca troia. Ce l'ha qualcuno? Qui ho visto, qui ho visto. Alla caccia del kit per due. Ce l'avrà qualcuno addosso, per forza. Qualche cadavere devo controllare. Ma ho ucciso tutti, in teoria. Io ho ucciso tutti. Ho visto nelle macchine, ma... Pensavo che fosse qui. Non posso neanche sparare, tipo, se non ci sono zombie. Sto provando a sparare, ma non spara, eh?
Sì, nascosto troppo bene. Sto guardando dappertutto, sto guardando tutti i cadaveri, non si trova. Ok, qui non ci sono andato. No. E qui non c'è. No, ma c'ero andato comunque là dentro, forse. Qui c'ero andato. Qui dentro. E col kit sistemo due cose, due persone. Dai, dove sei? Dove minchia sei? Non c'è, non c'è, scusami, non c'è. No, cioè, come cavolo è possibile? Dove sto sbagliando? Sarà qui. Che nervoso, sono le 9 se sono fatte e non trovo questo cazzo di kit. Oh, impressionante. Non c'è. Non c'è. E il kit di pronto soccorso non esiste. Il kit di pronto soccorso non esiste. Qui non posso aprire. Qui è chiuso. No. Ok, non è chiuso, perfetto. Allora c'è una piccola speranza, dai.
C'è una piccola speranza. Devo stare attento a quegli zombie. Ma scusa, ti bene che se lo sono pure dimenticato di sviluppatore. È come ieri su un posto di Pokémon che andiamo a nascondersi nella mappa per ore per trovarlo. E dopo che l'avevo trovato dovevi fare un quick event con il tasto R2. Lo stavo per recitare. Non c'è mai stato il quick event nel gioco e ce lo metto nel capitolo finale. Minchia, certo, così ti girano le palle. Ma no, questo è un altro da salvare, a posto. Ma mi chiede il kit, guarda. Hey you! They got the boss. Nasty woman. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins way. The boss o degli occhi. There's one of those poor bastards in it. Too dangerous. I'll see what I can do. È morto? Sì. Devo vedere solo se ce ne sono altri. Cazzo di quadro. Il kit è qua. One first aid kit. Two wounded people. Who deserves it? E chi devo salvare? Salvo Kat, ovviamente. Lui è morto. Hope his boss will have more luck. Allora, devo stare attento che magari arriverà qualche altro zombie, eh. Ok, chiuso. Che sparo pure a quelli, mica mi spavento. Erano due. Sono respawnati. Something for you. Here, take it. No, ho deciso di darla a lei, lo do a lei. The entrance to the whaling station is behind the Hawkins warehouse. Lo so. Mi ha dato la chiave. Ok, mi ha dato la chiave. 8 punti. Ma scusa, ah, perché forse sono morto. Non l'avevo messi tutti, boh. Sì, perché ero morto. Perché ero morto. Ah, che palle. Sì, sì, esatto. La chiave per il cancello che era chiuso dietro a... Ma devo stare attento che saranno arrivati altri zombie, probabilmente. Zombie. Abitanti. È brutto chiamarli zombie, non sono zombie.
Ah? Ci hai provato? Ma cazzo sei spuntato tu? Prima non c'era. Punti nascosti. Non mi va tanto di fare lo stealth, è alquanto inutile credo ormai andare di stealth qua. Partita salvata. Damn it. Ok, ora ho finito i colpi. Mo so cazzi. Mo devo stare attento. O sono finite le persone possedute? Sì, probabile. Sto andando di stealth apposta perché non lo so. Sì, mi sa di sì, vedi che lì ci sono le persone. Andiamo qua dentro. Ma quello è uno cioè è zombificato. Sì. Porca troia. Ha raggiunto il molo, dove vecchie conoscenze e volti nuovi hanno incontrato la loro fine. L'intera area pullulava di schiavi di Leviatano, che setacciavano l'area in cerca di vittime. Dopo essersi fatti strada e aver scoperto la verità dell'origine del culto dei suoi fondatori, Pierce ha infine raggiunto la stazione dei balenieri, spera di fermare Sara prima che commetta qualcosa di tremendo. Vediamo che cazzo succede. Bastards. I gotta find her quick.
This tank seems strong enough to break down the door. Da qui posso scendere. Ma posso fare il rumore qui? Probabilmente sì. Use that to hold the reservoir back. Siamo? Come posso risalire? Ok, una chiave. Chiave dell'ufficio. Another volume of the Reverend's wife's diary. Da raccogliere, no? Devo risalire sopra. Ma se salgo qui? Sento cantare. Serbia quella chiave. Lucky if it's still sharp enough. Ok, così ho fatto il giro, perfetto. Doesn't work. It mentions the Leviathan. How it drove the sailors. Oh. Questa è molto preghiera, ma mostrami la luce, Signore, ti prego, sento loro sulle loro voci, stanno arrivando. This should stop the cart from moving. This should help me get the tank swinging. I need something to cut the rope to release the tank against the door. Vabbè, ce l'ho, c'ho il coltello. Da dove devo tagliarlo però? Da qua? Ah, ok, va bene. Sempre da qui. Boom! Entra nella tana della bestia. Però prima... mettiamolo al massimo. Un attimo. Dato solo quest'ultimo pezzettino qua e andiamo. Devo scendere da qui? Scendo da qui. Che mi sa che devo staccare un po' tardi, ragazzi. Tardino, però sono arrivato qua a una sorta di epilogo, porca troia. Vediamo che dicono qua.
Questa l'aveva ancora la carne del Leviatano, questo qua. Oh, oh merda. È il Leviatano quello. E ancora la carne di... Che cazzo ha fatto? Sì, ma penso che sia la fine. Partita salvata. No. Hello. Eh? Who is this? The quest for truth requires sacrifice. There's no room for compassion. Who's there? Your stubbornness at wanting to help others who would have deserted you is a weakness. Fate leads us inevitably to solitude, and in one's final moments one is always... Sì, è tardi, You can't escape it. Ma se no lo fermo qui e poi lo continuo. Mi sa che mi conviene. Così ci godiamo bene il finale. Perché così e fare tutto di fretta mi scoccia. Domani lunedì. Provo domani sera. Quando lo giocai avevo scritto questa recensione su Steam. Intanto torno al menu principale. Se piace mi dico che tu le racconti di Lovecraft, questo titolo attinge tantissimo nella produzione Lovecraftiana, però le troppe sessioni oniriche, spesso inconcludenti, portano a giocare il titolo senza effettivamente preoccuparsi di cosa potrebbe succedere qualche minuto dopo. È vero, per tutto il tempo ogni scelta, ogni decisione, addirittura ogni morte dei personaggi viene rimessa in discussione, è vero, negli immediati minuti successivi, contribuendo a rendere molto meno appassionante una storia che comunque ha un suo senso e che è anche ben calata nell'ambientazione riuscita con personaggi vicini a quelli nati dalla penna di Lovecraft. Graficamente, vabbè, è piacevole, il sonoro non è il massimo, ma comunque è godibile, è vero. Chi è che ha spammato un bot? Boh. I dialoghi alcune volte sono un po' troppo tirati, ma comunque narrativamente funzionano. Non è anche un videogioco, non vale 40 euro al di sotto del 50% del suo prezzo, è un buon acquisto. Sì, vabbè, sì, è una bella recensione, è corretta, però ancora io non l'ho finito il gioco, però direi che fino a mo' rispecchia effettivamente quello che abbiamo visto. Comunque lo finisco, non lo finisco adesso, è fatto troppo tardi e dobbiamo andare via. Vero, Snake. È vero. Tanto esco da qua. Poi prendiamo l'ultimo salvataggio che mi ha dato e lo continuiamo. Quindi io vi abbraccio tantissimo tutti. Ci becchiamo la prossima volta. Spero domani sera. Ci provo, così tanto quanto mancherà mezz'oretta di gioco. Buona serata. Vado in outro. Non penso che faccio ride perché devo proprio scappare via. Niente, tutto qui. Un bacio, grazie della compagnia. Ciao. Ho messo i titoli di coda solo per vedere Cippa come subscriber e sub. Guarda che carino, super mega Cippa, ho messo lì, proprio caruccio. Buona serata ragazzi, alla prossima. Spero domani sera, eh? Ciao!